Buon venerdì 15 gennaio 2016 e benvenuti anche quest'oggi a Uno Sguardo tra i giornali. Iniziamo subito con il nostro consueto sguardo tra le principali testate locali e nazionali, anticipandovi che tra un po' arriverà in studio, come ogni venerdì, Felice Lariccia per commentare insieme le notizie sportive e per anticipare formazioni e anticipazioni delle partite che scenderanno in campo, delle squadre di calcio che scenderanno in campo domenica prossima, sia locali che nazionali. Allora iniziamo subito con la prima pagina dell'attacco. Abbiamo visto ieri il giornale locale della provincia di Foggia. Il mare un po' pattumiera, l'Adriatico è un bacino sporchissimo, basta farsi un giro a Bosco Isola per poi risalire lungo la costa sino a Vasto. Pazienza, l'origine è il Po, le navi da crociera possono incidere. Rischio trivellazioni, Bordo, il parlamentare del PD, sceglie revocare autorizzazioni. Nel frattempo, Zalone a Palazzo Dogana, i migliori anni democristiani della nostra vita. Verile, ecco che ho piazzato di Antonella Soccio. Poi abbiamo, vedete, cultura senza sviluppo, Museo di Manfredonia, 1127 euro di incassi all'anno. Fondazioni Sicilia, vedete, Imma, Lia e Patrizia, tre donne ai vertici delle ASP. Apriamo gli interni del quotidiano e vediamo il tema museo, il museo di Manfredonia, dove vi è un dato molto preoccupante in termini di incassi e di presenze di visitatori appunto all'interno del museo stesso. Il museo fa appena 1.100 euro di incasso, neanche i cittadini vanno a visitarlo. I dati del 2015 sono impietosi. Il Museo archeologico nazionale della città Sipontina è ultimo per visitatori, 1612, e introiti, appunto, meno di 1.100 euro all'anno. La chiusura per molti mesi per lavori non può essere un alibi, dicono dall'attacco, l'articolo di Lucia Piemontese. Adesso andiamo a vedere il focus del ministro della cultura Franceschini. Il 2015 è stato l'anno d'oro in Puglia, bene, Bari e Taranto. Non è una tendenza internazionale, anzi in Italia siamo in controtendenza. Foggia, vedete, museo civico svecchiato, dai Muse crescono i consensi. I commenti dei visitatori sono entusiastici. Puntiamo ai 20, al trend tra i 20 e i 40 anni che meno vanno ai musei. Andiamo avanti. Trivellazioni, il tema che oltre che essere regionale interessa anche la politica nazionale. Bordo, deputato del Partito Democratico, si smarca dalla maggioranza, che appunto è composta principalmente dal PD. Decisione errata a revocare il permesso. Dopo Emiliano, anche il deputato PD Sipontino condanna il via libera del MISE alle ricerche di idrocarburi al largo delle Tremiti. I temi. Vedete, Bordo, è opportuno che il governo revochi le autorizzazioni per la ricerca di petrolio in Adriatico. Emiliano, il presidente della regione, ci chiediamo, cercare petrolio per fare che? E per togliersi una curiosità serve trovare, dice, un accordo. Infine, Longo, l'idea è inviare la mozione a tutti i consigli comunali della Capitanata e del Molise per fare un solo fronte. Indiscreto, Scalfarotto giura fedeltà a Renzi. Il sottosegretario si è inimicato i no Triv, ma ha ribadito la piena vicinanza al Premier, segnando la distanza dal governatore Michele Emiliano. Il tema, vedete, un altro tema, Gargano inquinato. Tonnellate di plastica su tutta la costa. La monnezza che proviene dal nord Adriatico sta mangiando chilometri di litorale, indebolendo le dune del promontorio. I rifiuti di ogni tipo, in particolar modo quelli in plastica, arrivano dal nord Adriatico e
Le nostre coste e le nostre dune raccolgono di tutto, una sorta di recapito finale dello schifo che ha origine dal fiume Po. Andiamo avanti. Ci spostiamo a San Giovanni Rotondo, dove il prossimo 12 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. PD Arachiri o quasi, Pompilio e Mangiacotti costruiscono la riconquista di Palazzo San Francesco. Il contesto? Frastagliatissima offerta politica nella città di San Pio, dove sembra che il centro-sinistra faccia di tutto per perdere anche in questa circostanza. L'incognita questa volta sarà rappresentata dal Movimento 5 Stelle. Andiamo ancora avanti. Chiudiamo con Bagnasco, che è sempre legato alla notizia a San Giovanni Rotondo. Il cardinale di Genova ha apprezzato le bellezze storiche e naturalistiche della montagna sacra. A San Giovanni Rotondo ha potuto gustare pietanze tipiche del Gargano e della Puglia, dalle orecchiette al caciocavallo podolico. Bagnasco festeggia il compleanno da San Pio. Il presidente della CEI è arrivato sul Gargano da umile pellegrino della Chiesa e ha voluto percorrere la vita di San Pio attraverso le sue opere. Bene, con questo chiudiamo l'attacco. Adesso passiamo alla testata nazionale di quest'oggi, che è il Corriere della Sera, che apre sulle borse, sui mercati. L'effetto auto scuote le borse, i listini, mercati nervosi, cadono le piazze europee, ma Wall Street risale. Pesano il petrolio e dati russi. Caso emissioni, perquisita Renault. Il governo francese non è una frode. Poi vediamo qui Renzi, Unioni Civili, avanti sulle adozioni. Gay.it pubblica la lista dei 37 parlamentari democratici contrari appunto alla legge sulle adozioni. Apriamo gli interni della Corriere della Sera e ci soffermiamo su una notizia sulle cronache. Vedete, alcune notizie di cronache. L'ammissione del killer. La lite, poi l'ho spinta, non volevo ucciderla. Firenze è un senegalese irregolare conosciuto in un locale. Ferite gravi alla testa. L'ambasciatore USA, state attenti. Chi era? Ashley Olsen, di 35 anni, americana, viveva a Firenze. Aveva studiato fashion marketing in Florida. A Firenze era arrivata 10 anni fa con il padre, docente in una scuola americana in riva all'Arno. Andiamo ancora avanti con le cronache. Vedete, cronache. Super Enalotto cambia dopo 18 anni, raddoppia il prezzo, premi più facili. Nuove regole per arginare gratta e vinci, 1 euro a giocata, jackpot medio 110 milioni di euro. Nel frattempo la svolta delle Vespe, a Genova un'ordinanza antismog vieta il transito alle moto Euro 0. I centauri insorgono, siamo in 20.000. Bene, con questo chiudiamo il Corriere della Sera, adesso vediamo la prima pagina delle notizie sportive. Tutto Sport apre con, vedete, stop FIFA. Addios a Morata e Pogba, a meno che scacco al Real. Gli spagnoli costretti a non fare acquisti nel prossimo mercato estivo e in quello successivo, compreranno solo a gennaio. Alvaro e Paul toccano prezzi galattici. Nel frattempo Mihajlovic, Celippi che ti saluta, dice Tutto Sport. Continua la fase rossonera, il tecnico salvo solo se batte la Fiorentina e intanto l'ex CT avanza verso Milanello. Berlusconi e Mister B, altre prove di intesa.
Ecco Felice Lariccia, benvenuto e buon venerdì Felice. Grazie anche a te e a tutti i nostri telespettatori, Luigi. Bene, anche oggi tanti sono i temi sul fuoco, come si suol dire, Sì. partendo soprattutto da uno degli argomenti più importanti dal punto di vista calcistico di questi giorni, di queste ore, diciamo, il calciomercato della Esatto. Serie A e dicevi e oltre, E oltre diciamo. anche internazionale, sì. Esatto, cioè, ci sono condizionazioni come vi ripeto alcune notizie come vi ho letto prima nella prima pagina di Tutto Sport. Cosa ci puoi dire al riguardo e se ci sono altre notizie appunto da darci? Allora, sì, diciamo che stiamo entrando nella fase clou, oltre che del campionato, di cui poi riserveremo giusto un minuto, che della calciomercato. Appunto, è l'argomento del momento, del mese, è il calciomercato. Come dice il Corriere dello Sport, ampio spazio dedicato a Morata, che per via di questa sanzione subita di poche ore fa, la notizia dal Real Madrid, che per un anno, se non sbaglio, non potrà fare mercato, si piomberà probabilmente su Morata per quella clausola del recompra, insomma, che era nella Juventus. Vedremo come si svolgerà questo fatto. Fatto sta che il Real Madrid e mi sembra un'altra squadra, se non sbaglio, l'Atletico Madrid, non potranno per un anno fare mercato e quindi andrà rivista un po' quelle che saranno le strategie dei Blancos. Il Corriere dello Sport nomina anche Pogba insieme chiaramente a Morata e dice che chiaramente che i prezzi stanno salendo alle stelle di questi due giocatori, che sono due giocatori del momento, chiamiamoli così, specie Pogba, che si sta lentamente, scusate, riprendendo da un avvio di campionato difficile. La parte alta del giornale ci dice invece del solito Mihailovic in bilico. Ha vinto in settimana con il Carpi, anche se per 2-1, e ha fatto accesso alla semifinale di Coppa Italia di questo anno, che vedrà adesso scontrarsi una partita diciamo abbordabile allo stesso momento, che è una delle vincitrici da Spezia e da Alessandria, scusate, vincendo con una di queste due. Chiaramente la squadra del tecnico Mihailovic andrebbe direttamente in finale e anche matematicamente, diciamo così, guadagnerebbe l'Europa League. Poi bisognerà vedere chi sarà l'altro la finalista, però è quasi sicuro che l'accesso in finale garantisce l'Europa League anche perdendola. E quindi vedremo anche questa situazione di Mihailovic, comunque sempre in bilico e in discussione. Per quanto riguarda il campionato, domenica si gioca, si torna a giocare, proprio il Milan avrà un incontro delicatissimo con la Fiorentina, che è una delle squadre che occupa le parti alte della classifica. Poi ci saranno Udinese, Juventus e via via tutte le altre. Quindi un fine settimana importante per la Serie A e per il calcio internazionale, per gli intrecci di calciomercato, ma anche per il nostro campionato, Luigi. Poi chiaramente lunedì analizzeremo quello che è successo sia da un punto di vista che E dall'altro. dall'altro, tu hai accennato al Milan, no? Ecco, che aria tira nella squadra di Berlusconi in questo periodo un po' difficile? Sì, allora il pareggio, queste due partite erano importanti per il tecnico Mihailovic, perché era importante la trasferta a Roma, così come lo è importante per la Roma stessa. Infatti, la squadra capitolina, anche pareggiando, ha cambiato l'allenatore. È subentrato, come tutti sapete, Luciano Spalletti al posto del dimissionario Rudy Garcia. E il Milan invece è riuscito a salvare la panchina, nella fattispecie Mihailovic, pareggiando a Roma. C'era un altro spartiacque, che era quello del quarto di finale di Coppa Italia da passare con il Carpi. Lo ha passato Mihailovic, anche se non brillantemente, e quindi è riuscito con queste due partite a scampare quantomeno momentaneamente. Questo il punto di cui si dibatte e si discute anche all'interno della società di Berlusconi e di tutto il suo entourage. Basteranno queste due partite affinché Mihailovic mantenga la panchina? È un mistero, tra virgolette, è un giallo. Fatto sta che con queste due partite è riuscito a ancora stare al timone del Milan. Adesso bisognerà vedere che cosa succederà domenica con la Fiorentina, dopodiché forse si tireranno le somme in un eventuale passo falso.
Altrimenti, io penso che anche con un pareggio e una vittoria resterebbe saldo al timone del Milan, lo stesso Sinisa Mihajlovic. Bene, felice. Adesso invece ci spostiamo più sul terreno locale, ecco, parlando del campionato di prima categoria di promozione. Sì. Ecco, per quanto riguarda la promozione, domenica prossima chi giocherà contro di chi e se ci sono alcune anticipazioni e indiscrezioni. Allora, partiamo subito dall'incognita principale che è quella meteo. Le nostre previsioni, cioè le previsioni che riguardano il nostro territorio, Neve. prevedono neve, neve abbondante anche nelle zone collinari, addirittura pianeggianti. Quindi ci sarà questa domenica questa incognita meteorologica. Partiamo da questo punto. Quindi molte gare probabilmente non si disputeranno, molte gare che prevedono magari incontri con squadre che invece saranno coinvolte della neve. Faccio un esempio, partiamo per esempio dalla promozione di cui tra un po' vedremo il quadro di questa 18ª giornata. Se non erro, giocherà a Modugno l'AS di San Marco con la nuova Molfetta. È chiaro che in caso di neve, anche se a Modugno non ci sarà neve, ad esempio, e ci sarà neve a San Marco, difficilmente la squadra potrà raggiungere il centro dell'Alto Barese, quindi ci sarà un po' di, non dico campionato falsato, però è chiaro che questa incognita meteo influirà chiaramente sul campionato. Se così non dovesse essere, si giocherà questa 18ª giornata che vediamo con l'aiuto della grafica che prevede Real Noci Audace Cerignola, quindi la capolista Cerignola farà visita al Noci, poi a far visita al quartiere Uniti Bari, Fanalino di Coda e la Madrepietra Apricena di Mister Michele Mimmo in grande spolvero ultimamente nelle ultime giornate. Poi c'è il derby tra Ascoli Satriano e Monte Sant'Angelo e il Canosa ospita i Reali Siti. Dicevamo della nuova Molfetta, ossia il Modugno che attende il San Marco. Chiudono il quadro Altamura, Sporting Gordona, Polimnia, Bitritto e Giovinazzo Rutiglianese. E questa appunto il quadro di questa 17ª giornata che vedrà appunto l'AS di San Marco impegnato a Modugno, come dicevamo. È un periodo un po' delicato per la squadra del tecnico allenatore, dell'allenatore giocatore, scusate, Marcello Iannacone, che dovrà far fronte alla seconda delle trasferte consecutive. Campionato, come dicevamo, iniziato male per via dell'Audace Cerignola, ma come dicevamo anche le altre volte, lì la sconfitta ci può stare. Poi la sconfitta 3-0 di domenica scorsa a Bitritto e adesso un'altra difficile, difficilissima ed insidiosa trasferta in quel di Modugno, perché ricordiamo che la squadra barese è terza in classifica e sta vivendo, scusate, un bel periodo positivo. Che dire quindi, Luigi, quello che ci auguriamo sempre per farla breve è di un risultato di un pareggio, di uscire indenne da Modugno, perché se dovesse arrivare un altro passo falso, un'altra sconfitta, sarebbe la terza di fila, se non sbaglio sarebbe la prima volta in questo campionato che la SD affronterebbe questa situazione e le cose comincerebbero a cambiare veramente, perché fino adesso ci siamo abituati, eravamo abituati almeno fino a prima delle feste e un po' prima di una AS di San Marco addirittura al secondo posto, addirittura come una vice, un antagonista principale dell'Audace Cerignola. Poi che è successo? Diverse sconfitte, passi falsi nelle ultime settimane, nelle ultime partite, la sosta che chiaramente non ha fatto bene alla squadra del presidente Tommaso Martino e questi sono i risultati. Brutta sconfitta interna con l'Audace Cerignola, bruttissima batosta e rotondo 3-0 subito a Bitito, con una squadra comunque molto inferiore alla AS di San Marco anche dal punto di vista della classifica. Dicevamo che bisogna tenere almeno questa posizione in graduatoria, restare in quel limbo, in quella metà parte della graduatoria che ti permette di guardare sia sopra che sotto, anche se diciamo chiaramente in questo periodo, a seconda dei periodi, bisogna guardare appunto a seconda dei periodi. Questo è un periodo no per la squadra Celeste Granata, quindi bisogna guardare verso il basso e cercare di uscire anche, come dicevamo prima, indenni da un campo della terza
in classifica, non sarebbe un pareggio da buttare. Se poi dovesse arrivare qualcosa di più, tanto di guadagnato. Però bisogna stare attenti perché fuori casa, specie in queste zone, specie nel ritorno, la cosa è molto, diventa molto più difficile. Si deve cambiare chiaramente qualcosa anche a livello tattico, oltre che di mentalità. Fuori casa e bisognerebbe forse inculcare a qualche giocatore più la mentalità da trasferta, chiamiamolo così, perché altrimenti si fanno sempre figure da pellegrini fuori casa e non si raccoglie mai niente. Poi lunedì vedremo un po' quello che è stato l'andamento delle altre squadre, c'è anche un derby, dicevamo, in mezzo e analizzeremo il campionato, se si giocherà regolarmente, ripetiamo. L'andamento, i risultati delle nostre squadre. Bene, Felice. Mentre per quanto riguarda la prima categoria, ecco cosa ci puoi dire a riguardo di domenica Sì, prossima? allora anche qui incombe l'incognita meteo, l'incognita neve. Questo è il quadro della quindicesima giornata di questo campionato di prima categoria che prevede l'incontro. Andiamo subito al nostro San Marco che come vedete scusate, è riportato con lo Sporting Cerignola, ma la Polisportiva d'ora in poi, cioè d'ora in poi, visto che si è ritirato lo Sport Mania Cerignola, chiunque giocherà in futuro con lo Sport Mania Cerignola affronterà un turno di riposo. Però, essendo sparito anche l'altro Sauri, non ci saranno turni di riposo, solo questa settimana, ripetiamo. Perché lo Sportmania Cerignola ha definitivamente rinunciato con un comunicato ad andare avanti a disputare questo campionato di prima categoria. Molti degli uomini più importanti, i giocatori più importanti, nonché l'allenatore, si sono riversati tutti nel San Nicandro, che è una squadra di seconda categoria. Quindi vedremo un bel blocco di giocatori protagonisti dello Sportmania Cerignola spostarsi in blocco appunto. Scusate il gioco di parole a San Nicandro. E quindi per la Polisportiva San Marco, almeno per quello che prevede il regolamento, deve riposarsi e non prendere i 3 punti. Che cosa significa questo? Che essendo queste 2 squadre ritirate prima della fine del girone d'andata, ossia il Sauri, il Castelluccio dei Sauri e lo Sport Mania Cerignola, essendo appunto ritiratesi prima della fine del girone di andata, questa domenica, appunto domenica sarà l'ultima giornata della tornata di andata, chiunque squadra abbia preso punti con queste 3 squadre deve lasciarle, deve toglierli dalla propria classifica. Per assurdo, chi ha vinto con queste 2 squadre, Luigi, durante l'andata, se ha collezionato 6 punti, deve vedersi togliersi i 6 punti per via del regolamento. Chi ne ha collezionato 1, 2, 4 o 6, o anche chi 0, andranno comunque a togliersi i punti. Questo può essere un bene per quanto riguarda il campionato della Polisportiva San Marco perché vanno via 2 squadre. Adesso bisognerà vedere quante retrocessioni dirette ci saranno. Andando via 2 squadre è possibile che ce ne siano. Queste 2 squadre andate via prendono il posto di chi deve retrocedere, però non è detto perché è possibile che ci sia una retrocessione sola più un'altra legata ai play-out e un'altra che potrebbe esserci direttamente. C'è un po' di confusione, diciamolo apertamente, per quanto riguarda questo ritiro di queste 2 squadre. Adesso che è finito il girone d'andata, la Lega, la Federazione di Bari dovrebbe fare un comunicato dove spieghi la situazione futura di quello che sarà di questo campionato, rifaccia la classifica e quindi adesso quello che è più importante, Luigi, attendere sono questi comunicati da parte della federazione, anche perché, come dicevamo, la Polisportiva San Marco non giocherà, ha fatto ieri un amichevole ad Apricena nel nuovo impianto, il Madrepietra Stadium di Apricena, con la squadra di Mister Michele Mimmo di promozione, ha perso 4-1, però fonti ci dicono che è stata una partita equilibrata e ben disputata dalle 2 squadre, un bel test sia per l'una che per l'altra squadra, che però, come dicevamo domenica, deve stare ferma la Polisportiva. E quindi attendiamo, scusate, nella prossima settimana veramente lumi su quello che potrà essere il proseguo del campionato alla luce del ritiro sia del Sauri che dello Sportmania Luigi. Bene, Felice, con questo io ti ringrazio, Grazie a te.
come sempre utile e sintetico nel riassumerci ecco, la situazione sportiva calcistica delle squadre locali anche nazionali. Non ci resta che attendere domenica, tempo permettendo, Permettendo, come sì. dicevi. Nel frattempo noi vi lasciamo ai programmi della nostra rete. Grazie per averci seguito.